Cecilia e Ignazio basta una serata tra amici per creare scompiglio. Vinzudien. Cecilia Rodriguez e Ignazio e Moser, Simona Izzo torna ad attaccare la coppia dopo il Grande Fratello VIP 2 ma le critiche non fanno breccia, la gente non è abituata a vedere chi si ama. Basta una serata tra amici per mandare all'aria una relazione? Il gossip è sempre così, cerca qualsiasi indizio o dettaglio per fare del sensazionalismo e anche la giornata di ieri è stata così per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. I due si sono dovuti separare per via di alcuni impegni che li hanno tenuti lontani e mentre la bella argentina ballava il liscio con le persone che l'hanno ospitata, lui si è dato alla pazza gioia con gli amici. Proprio le sue dirette sui social dalla macchina piena di maschietti e le sue risate lontane da Cecilia, avevano già alzato un polverone. Rimane il fatto che mentre chi annunciava già la rottura, c'erano quelli che continuavano a rassicurare i fan convinti che la relazione tra i due piccioncini non è ancora finita, anzi. Al grido di Ignazio Moser is back, i ragazzi sono stati lieti di passare del tempo con il loro caro amico ormai lontano da quasi 3 mesi. Cecilia e Ignazio si ritroveranno presto insieme, in attesa di vederli. Clicca qui per vedere uno dei video girati ieri sera dal bell'imprenditore. I due rimandano la convivenza? Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono senza dubbio la coppia del momento, nel bene e nel male. Ieri mattina i due sono stati ospiti di Federica Panicucci a Mattino 5, dove hanno raccontato come procede il loro rapporto dopo la fine del Grande Fratello VIP 2, siamo un po' più liberi. Ora facciamo un po' la vita da gitani per impegni vari, non conviviamo, ci incontriamo molto, ha detto Ignazio. Cecilia ha aggiunto, molto più liberi. Sto bene molto bene. Per quanto riguarda il triangolo con Francesco Monte, il giovane Moser ha detto, ridico quello che ho detto, non mi sento di dovere le scuse a nessuno. Mi sono sentito corretto e ognuno può giudicare come preferisce. Sto bene e sto bene con lei, il resto non mi interessa più di tanto. Anche Cecilia ha voluto ribadire la sua posizione, non mi sembra giusto che lui debba chiedere scusa, non è che lui ha rubato la fidanzata a qualcuno, sono stata io a finire una storia e a volerne iniziare un'altra. Non erano amici loro. È andata bene, mi aspettavo peggio. Non c'era niente da chiarire, gli ho dato le spiegazioni per cui sono arrivata a prendere questa decisione. Pensieri diversi, forse anche le culture, c'erano cose che non andavano più bene. La sorellina di Belen ha aggiunto che con Monte sarebbe finita lo stesso, con o senza Ignazio. Ag. La coppia contro Simona Izzo. La storia d'amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez continua così come però continuano per loro le critiche. Una relazione la loro che continua a far discutere e che di recente si è beccata una nuova analisi critica da un ex Stefina che non ha mai nascosto la sua poca simpatia sulla storia e soprattutto sul modo in cui è nata. Simona Izzo continua ad essere critica nei confronti dei due ragazzi, sin da subito si è schierata dalla parte di Francesco Monte e lo ha fatto anche nel corso dell'intervista rilasciata a Radio Radio, nel programma Non succederà più. Queste le sue dichiarazioni, esiste un'etica dell'addio e soprattutto in televisione, in un luogo pubblico, dove peraltro tutti stavamo lavorando. Quindi esiste anche un'etica diciamo deontologica della professionalità. E ancora, ognuno nella sua vita può fare quello che vuole ma quando sei in scena tutto ciò che è osceno non va fatto fuori scena. Tutti e due i ragazzi dovevano tu contenersi, poteva succedere di tutto ma in modo più elegante, soprattutto se c'è di mezzo una persona fuori che non aveva diritto di replica. Reputo comunque che la loro sia una storia contemporanea. La gente non è abituata a vedere chi si ama.
critiche che tuttavia non toccano Ignazio e Cecilia, che sono ormai abituati ad affrontare questo tipo di giudizi. Nell'intervista rilasciata a Mattino 5 nella puntata andata in onda ieri, la coppia si è detta infatti felice e molto innamorata, confermando che ora che sono fuori dalla casa del Grande Fratello VIP è tutto ancora più bello. Cecilia infatti ha sempre temuto che le cose, una volta fuori, potessero essere diverse, meno intense, preoccupazione evidentemente svanita a contatto con la realtà. La gente non è abituata a vedere chi si ama, ha commentato Cecilia nel corso dell'intervista rilasciata a Federica Panicucci, dove la showgirl ha anche parlato della convivenza, per ora, rimandata,